Allora, in hospice, cascina brandizzata, noi ci prendiamo cura della persona che comunque è vero, non può più essere guarita perché non ha possibilità di ridurre quella che è la sua malattia, ma ha comunque dei bisogni. Ci prendiamo cura anche di chi è intorno a questa persona, che siano i suoi familiari, che sia comunque chi lui ha piacere di avere vicino. Ecco perché quello che facciamo in hospice viene fatto cercando di rispettare i tempi della persona e non invece i tempi della struttura, rispetto per esempio alla necessità che c'è invece in ospedale di rispettare degli orari. Ecco qui la logica è proprio diversa, sono i tempi della persona riguardo a quando desidera mangiare, riguardo al desiderio anche di essere lavato, riguardo al desiderio di alzarsi, di fare e di vedere delle persone. Quindi questo vuol dire che il gruppo che assiste queste persone, quindi gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i medici, hanno sì un'organizzazione del lavoro, ma questa organizzazione è molto plastica. Prendersi cura poi di quelli che sono appunto i familiari, gli amici, vuol dire permettere l'accesso in qualsiasi momento della giornata e della serata in hospice. Vuol dire fare sì che la camera in cui la persona viene ospitata abbia anche una possibilità di accogliere un parente, tanto è vero che c'è la possibilità di fermarsi a dormire, come anche la possibilità che i parenti possano avere un luogo anche in cui trovarsi per rilassarsi, per stare insieme, per prepararsi qualche cosa che sia piacere di mangiare per sé e per il paziente. Proprio perché i tempi di una persona in fase di fine vita sono diversi, l'hospice ha l'idea di essere una casa, in casa propria i tempi sono i nostri. E quindi, in quanto casa, ognuno di noi in casa propria ha piacere di avere anche degli oggetti, oltre che delle persone che le sono care. Quindi la camera cioè deve avere la possibilità di accogliere anche degli oggetti che la persona vuole avere vicino a sé, che possono essere dei libri, che possono essere dei quadri, o il piacere anche di sentire della musica. Ancora importante, e cerchiamo anche qui di farlo, il fatto di relazionarci noi operatori con la persona e con i suoi familiari, valorizzando molto l'ascolto, proprio perché è l'ultima fase di vita della persona, il metterla nelle condizioni di esprimere dei suoi desideri e anche magari delle paure, dei dubbi che vanno accolti per poi poter dare una risposta che sia più attenta possibile a lei, che è comunque il centro della nostra assistenza ed è anche colei che con noi decide di quella che è la sua vita, che comunque è vita fino a quando lei c'è.